Ciao a tutti, sono Barbie Xenex e oggi vi parlerò di Cloverfield Paradox. Terzo capitolo della saga di Cloverfield, non ce la faccio a dire questo nome, anche voi avete problemi, fatemelo sapere. Prodotta da J.J. Abrams, chi sarebbe sto qua? Ovvero il creatore di Lost. 1. Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, di cui vi ho anche parlato, vi ho fatto un video qui sotto. I film fanno parte di una saga e di base sono ambientati nello stesso universo, ma potete averne visto uno a caso, in ordine casuale, e tranquilli, non ci sono spoiler, non rimarrete così e dire oh mio Dio, cosa è successo, cosa non capisco. Questo film lo trovate su Netflix, che ha fatto un po' una furbata, ha mandato il primo trailer all'interno del Super Bowl e pochi minuti dopo ha messo il film direttamente online sul sito, quindi proprio velocissimo. Ma voi avete visto questo film? Avete intenzione di vederlo? Vi piace la saga di Cloverfield? Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto. Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate del fatto che io oggi non riesco a parlare, non riesco a dire la parola Cloverfield dove non ci sono neppure le R. Boh, mistero. Se vi piace il mio canale, nonostante tutto, nonostante la sottoscritta, potete sostenermi iscrivendovi al mio canale, mettendo un like oppure commentando qui sotto, fatemi sapere. Questo film inizia con Ava, siamo sulla Terra e lei è indecisa se partire o meno. È stata chiamata e scelta per una missione spaziale, ma lei ha dei dubbi, non vuole lasciare quello che è il fidanzato marito sulla Terra, però la Terra se la sta un po' vedendo male. Ci sono davvero poche risorse e c'è un blackout dietro l'altro. In questa missione spaziale lei però potrebbe salvare tutti. Potrebbe sperimentare la possibilità di generare una risorsa infinita di elettricità che risolverebbe tutti i problemi e conflitti che stanno avvenendo sulla Terra. Alla fine Ava parte, ha nostalgia di casa, però tenta di dare il massimo per questa missione. Questa missione inizia un po' in sordina, ci sono dei fallimenti, ma al momento del nuovo tentativo qualcosa sembra andar bene, sembrano caricare energia, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che non quadra. La navicella spaziale sembra essersi allontanato dalla Terra, sembra non vedere più dove sia la Terra, non sanno in definitiva dove sono andati a finire. Ma iniziamo a parlare del film, rigorosamente non spoiler, ormai abbiamo capito, Netflix ha pensato a noi, amanti della fantascienza, dimenticati completamente dal cinema, visto che senza Netflix la fantascienza era praticamente dimenticata, al cinema solo cinecomics e horror. Netflix sta pensando a noi e ha deciso di fare questo film, sembra esserci anche un quarto in cantiere. Il film ha dei collegamenti con gli altri capitoli, però insomma non è necessario averli visti tutti per capirci qualcosa. Iniziamo a parlare del film e credo che possiamo riassumerlo con questo e basta. Se avete visto il film avrete notato che Cloverfield Paradox ha dei toni un po' stranini, è un po' fantascienza, un po' horror, un po' dei toni comici. Vuole un pennarello? Per quanto possano sembrare dei generi ben diversi, qui sembrano unirsi e sembrano anche funzionare. Cloverfield è una saga secondo me interessante, non tanto perché oh mio Dio il film è più horror della vostra vita, ma in ogni episodio tenta di sondare un tipo diverso di horror. In questo capitolo ci sono diversi omaggi a diversi film, come per esempio Alien, si cita anche il Mago di Oz, come Non siamo più in Kansas. La citazione Alien è quella un pochino quasi obbligatoria, perché Alien è stato uno dei primi film a mischiare fantascienza e horror senza fare un film di serie B. Ci sono tutti i vari immaginari che lì confluivano ed è il primo ad aver avuto davvero molto successo per quanto riguarda tutto ciò, ma anche la navicella spaziale in cui si trovano queste persone ricorda molto l'estetica della Nostromo. Alien ha mostrato per la prima volta una navicella spaziale che sembrava quasi essere l'intestino e l'interiore di un essere vivente. Per il primo Alien c'è tutto un discorso sulla navicella che si chiamava madre, insomma un discorso molto lungo ed era un po' una novità perché molto spesso la fantascienza era stata rappresentata in maniera asettica, con queste navicelle bianchissime e per nulla buie. In Alien tutto l'equipaggio sembrava nelle mani di un'entità superiore che sembrava controllare tutto proprio attraverso la navicella spaziale, e qui secondo me c'è un parallelismo sensato. Il film è stato diretto da Julius Ona e starei dicendo chi è? È un regista e produttore nigeriano, ecco qua la scoperta. Non so se lo sapete, ma la Nigeria fa davvero tantissimi film, non tutti insomma a livello Oscar, però è davvero un mercato molto importante per quanto riguarda il cinema. Addirittura il terzo mercato, c'è Hollywood, ovvero gli Stati Uniti, c'è Bollywood, ovvero l'India, e poi c'è Nollywood, ovvero la Nigeria. Il film ha molte rappresentazioni ben costruite, vediamo tanta rappresentanza femminile. La protagonista stessa è un'eroina afro-britannica. È una missione internazionale e i protagonisti non subiscono degli stereotipi per quanto riguarda il bagaglio etnico. C'è il rappresentante afroamericano. Molto spesso i personaggi maschili afroamericani vengono rappresentati come molto irascibili, mentre lui è esattamente l'opposto, tenta sempre di calmare gli animi. Ma c'è anche una rappresentanza femminile, come per esempio Tam. Tam è un ingegnere cinese. Spesso gli uomini cinesi, ma soprattutto i personaggi femminili cinesi, vengono rappresentati come molto passivi, che sono sempre lì, stanno zitti e fanno quello che gli dicono gli altri. Tam non è assolutamente così. Quando il personaggio Daniel Brühl le risponderà male, lei si arrabbia e gli dice non permettesti più di rispondermi così. Il suo personaggio, se avete visto il mio video per quanto riguarda il cinema cinese, che vi lascerò qui sotto, già saprete
perché è stato inserito e perché è stato rappresentato in una determinata maniera. Se ve lo siete perso ve lo linko qui sotto e vi aiuterà un sacco per scoprire un pochino per quanto riguarda il cinema. Un'altra rappresentazione molto interessante riguarda il rapporto di Ava con suo marito. In genere siamo abituati, soprattutto per quanto riguarda il genere fantascientifico, a vedere un assalto totalmente opposto, ovvero la moglie che rimane a casa molto spesso con i bambini, che piange e dice oh mio Dio tesoro mio, devi andare lì a salvare il mondo, non pensare a me, mentre invece l'uomo va lì e salva il mondo. Qui vediamo la cosa opposta ed è molto emancipatoria perché in genere non la vediamo mai, siamo abituati a vedere l'esatto opposto e vedere scardinare queste norme di genere è sempre una cosa positiva perché principalmente è una novità. Se seguite il mio canale sapete già una cosa, ovvero per me la fantascienza è molto interessante perché molto spesso diventa una metafora della realtà, soprattutto per quanto riguarda le politiche. Questo film non è da meno e i miei film sinceramente di fantascienza che non sfruttano questa visione delle cose sono sempre un passo indietro, non riescono effettivamente ad avere una marcia in più. Questo film secondo me lo fa e riesce a portare in ballo diversi temi di politica europea davvero molto attuali. Si parla della rivalità tra Germania e Russia, si parla dell'intenzione della Russia di invadere un territorio e insomma se rimanete un pochino aggiornati saprete benissimo della Crimea e delle ferme critiche che ha fatto il governo Merkel tedesco a Putin. Qui finisce la parte non spoiler, avevo una piccola parte con gli spoiler su cui vi volevo fare delle domande perché io sinceramente sono rimasta un po' così, quindi magari voi siete più ferrati di me, ve ne volevo un pochino parlare, però ci sono degli spoiler. Io vi consiglio sempre di vedere il film, però se avete visto il film e volete rimanere pronti per la parte spoiler da 3, 2, 1, molto probabilmente alcuni collegamenti con la saga di Cloverfield sono un po' tirati. C'è un motivo, il film tecnicamente doveva essere un capitolo singolo, non facente parte della saga di Cloverfield e doveva chiamarsi La Particella di Dio. Alla fine hanno deciso di unirlo a questa saga girando delle scene che secondo me saranno quelle del bunker e quelle dei mostriciattoli finali. Il film sinceramente l'ho trovato interessante, però ci sono delle cose che onestamente non mi hanno convinto del tutto. I vermi, il braccio, la navicella che sembra voler uccidere tutti. Non è che sinceramente alla fine del film mi siano molto chiare queste cose, perché sembrano tanti argomenti insieme che non sembrano effettivamente legati alle diverse realtà parallele che sono all'interno di quel film. Ho capito lottare insomma ognuno per la propria realtà, vediamo con Jensen e Ava, però onestamente perché la navicella voleva uccidere tutti, li voleva risucchiare? Il film sembra quasi voler suggerire che quello che stiamo vedendo siano delle diverse realtà che si uniscono tra loro, ma onestamente a me sembra quasi che la navicella voglia risucchiare l'equipaggio e possederlo. Vediamo tutto ciò con Tam, con Moody e lo vediamo anche per quanto riguarda il russo che addirittura ha una parte della navicella dentro, pure ancora la donna, Jensen, che sembra emergere, apparire direttamente da dentro i cavi della navicella. Tutta questa cosa secondo me non è stata gestita al meglio, non è molto chiara, per carità non doveva dare tutte le risposte a questo film, ma doveva un pochino suggerirne di più. Inoltre secondo me c'è una teoria da poter discutere insieme per quanto riguarda Ava. Nel film viene detto che ci sono diverse Ava, quella all'interno della Terra in cui i figli non sono morti e quella insomma che è partita per la navicella spaziale, ma c'è qualcosa che non mi quadra, ovvero c'è qualcosa che non mi torna, però tutte le Ava che noi vediamo potrebbero non essere la stessa, della stessa realtà, come per esempio quella che deve partire non sembra effettivamente direttamente collegata a quella che poi è partita e sta sulla navicella, ma soprattutto la prima volta che noi la vediamo sulla navicella parla con il marito e il marito le dice una cosa strana, ovvero le dice mi mancate al plurale. Chi sarebbe questo mi mancate? È possibile che in una realtà diversa Ava, quella Ava che noi vediamo all'inizio durante quella videochiamata, sia partita con qualcuno, lei ha con i figli, oppure ancora sia partita in una stessa realtà lei e Jensen che sono amiche, quindi amiche di famiglia, quindi lui dirà mi mancate per quello? Non lo so. Oppure ancora, quando lui la chiama e le dice, sembra lasciare un messaggio e dice di voler riprovare, potrebbe essere che lei è di nuovo incinta ed è sulla navicella spaziale? Non lo sappiamo. Queste sono tutte le mie varie teorie, questa è la parte più interessante, sinceramente fatemi sapere la vostra opinione, cosa ne pensate, cosa secondo voi sono teorie un po' campate in aria, cosa che potrebbero essere. Fatemelo sapere qui sotto se vi è piaciuto o meno il film. Grazie mille per aver visto tutto questo video, grazie mille per essere iscritti al mio canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!